Sesta di campionato alla Recchioni di Fermo, a tutti buon pomeriggio. Avversario di Russo quest'oggi, niente poco di meno che il San Marino. Dopo sei giornate, la Fermana, seconda in graduatoria con 10 punti, a ridosso delle capoliste Vastese Matelica, di sopra di soltanto un punto, dunque gara impegnativa, ma anche di grande importanza per la formazione di mister Flavio Destro. E il calcio di punizione dopo appena 33 secondi da segnalare prima dell'inizio gara, la passerella delle scuole calcio del circondario fermano che sono in affiatamento con la Fermana FC. Calcio di punizione intanto tutto pronto sul pallone Russo. Arretrato il suolo Misin, debutto in casa canerina di Marolda dopo che il suo biglietto di visita si era presentato domenica in quella di Chieti rifilando 2 reti su 5. Buon biglietto di visita e dunque oggi in porta il tiro a palla che attraversa tutto lo specchio di porta per poi terminare sul fondo. Ottima conclusione, ma mancato il gol. Attenzione, c'è un uomo a terra in area, anzi nell'area, nella linea di porta. Si rialza comunque adesso Ispas mette un pallone in mezzo, Marolda, e questa volta c'è il miracolo da parte di Dini, sempre pronto al momento giusto. Quindi Baldazzi finta su Russo, cross, attenzione pericolosamente in area con questo tiro pericolosissimo. Bella l'azione del San Marino al 18esimo. Petrucci e Russo, si allontana Russo e dunque si allontana ora anche Petrucci, per cui è Russo va ad effettuare il cross in area con Comotto che di testa cerca l'imbucata in porta, ma Dini non si lascia sorprendere. Marolda in agguato, Russo alla battuta, palla con Urbinati che di tacco cerca di sorprendere ma non vi riesce. Dini attento fra i pali, Borghini, poi Di Lucia fermato ottimamente da Molinari, palla in profonda con attenzione Marolda e c'è il gol, ferma la gol, ottimo rilancio della difesa. Marolda non si è fatto perdonare, non si è fatto ingannare e non perdona, e siamo alla decimo della ripresa. Fermana 1 San Marino 0. Marolda, due tempi appena giocati, tre gol al suo attivo. Bomber di razza, ottimo lancio dalle retrovie, partito in posizione regolare, Marolda ha bruciato tutti in velocità e poi ha trafitto Dini. Ora c'è da attendere la reazione dei biancocelesti, attenzione, c'è Baldazzi mette un pallone in mezzo e c'è l'intervento di Valentini. Comunque Fermana in avanti con questo calcio di punizione, la distanza non impensierisce certo Hernan Molinari, mentre sul cronometro sono 22 i minuti trascorsi. Il calcio di punizione che sta per essere battuto, tre in barriera dice Dini, il fischio dell'arbitro. Molinari, facile per Dini, non più in campo. Naturalmente Flavio Destro rinforza il centrocampo, più alla possesso palla. Siamo a 27 minuti trascorsi, 13 più recupero al termine dell'incontro. Intanto c'è Bova che recupera un pallone, per gli specialisti sul pallone vediamo Olcese, il nuovo entrato Gagliardi,
palla che viene sistemata con cura da Gagliardi, si allontana sia Olcese che Cenci e quindi dovrebbe essere Gagliardi a battere. La Fermana dispone ben 4 uomini in barriera, 2 disturbo, ora si aggiunge anche Petrucci. 32 sul cronometro. Il fischio dell'arbitro Di Marco in questo istante. Petrucci, palla che sorvola la barriera non di molto. 38 sul cronometro, i minuti trascorsi, il rinvio di Valentini, prolunga di testa Ispas, quindi Molinari, l'apertura per Russo che parte in posizione regolare. Russo in area, si libera dell'avversario, Russo prova il pallonetto alto sulla traversa, c'era libero qua Petrucci. Mancato il secondo gol, che sarebbe stato della tranquillità da parte di Russo dopo il gesto stupendo, per la verità, effettuato intorno al 33esimo. Ora la ripartenza con Cenci, l'apertura verso Baldazzi, su di lui Tristano cerca di fermarlo ma Baldazzi resiste, si accentra, va alla conclusione alta sulla traversa e allora si riparte da Valentini. Mister Destro, dire di una ottima Fermana è quasi riduttivo. Una Fermana che poteva stravincere se non ci fosse stato l'esterno difensore, magari ci sono. Dunque, pienamente soddisfatto? Beh, abbiamo fatto una buona gara e questo è indiscutibile. Aspetta. Signori, per favore! Allora, dicevo, abbiamo fatto una buona gara e penso sia indiscutibile. Abbiamo creato tante situazioni che potevano essere concretizzate. E qui dobbiamo un attimino capire che le partite bisogna anche chiuderle, perché si soffre e poi basta una mezza palla, un rimpallo, qualcosa di strano e si compromette una gara dove globalmente credo abbiamo creato tante situazioni pericolose. Forse un po' carente a centrocampo la Fermana attuale? No, chiaramente con il 4-4-2, con due esterni molto offensivi come Petrucci e Russo, è ovvio che in mezzo i nostri due centrocampisti devono faticare molto di più, però chiaramente poi dopo cerchiamo di costruire. È chiaro che un pochino ti esponi, però non ho visto molte situazioni pericolose per noi, forse una o due credo. Noi ne abbiamo create 7-8. Sentami, se a un certo punto lo sentivamo sbraitare dalla panchina, dare istruzioni, che cos'è che non andava? No, c'è stata una situazione che siamo stati un pochino egoisti, potevamo mettere una palla in mezzo, c'erano due giocatori, invece abbiamo tirato e non va bene, questo non va bene. Dobbiamo cercare innanzitutto di far fare alla squadra il gol, non il singolo. Qui non c'è un giocatore che deve fare gol la Fermana. Se poi lo fa il portiere o lo fa Molinari o lo fa chiunque, va bene, basta che facciamo gol. Quindi bisogna passarlo la palla. Mister, io proseguo sulla scorta di quello che diceva il collega. Un po' troppo frettolosi e forse poco lucidi che vediamo negli ultimi 16 metri. In alcune occasioni, alcune ripartenze potevano essere concretizzate meglio, insomma. Beh, è chiaro che la coperta, se la allunghi da una parte, si accorcia dall'altra. Noi chiediamo ai nostri due esterni anche di fare un lavoro difensivo, quindi poi devono anche ripartire. Se vogliamo giocare in questa maniera, nelle ripartenze non abbiamo 30 metri per arrivare alla porta, ma ne abbiamo 50. Anche i nostri attaccanti si sono sacrificati molto, quindi è ovvio che manca un po' di lucidità, però in compenso ho visto una squadra che ha lottato su tutti i palloni dal primo all'ultimo minuto in ogni suo singolo giocatore. Senta mister, c'è qualcosa che la sua squadra poteva fare di meglio? Sì, potevamo fare il secondo gol, dovevamo fare il secondo gol, perché abbiamo avuto situazioni per farlo e non l'abbiamo fatto. E lì dobbiamo, dall'inizio che dico che a parte Chieti e forse Civitanova, in altre partite siamo stati poco cinici, se vogliamo dire, che questa partita era da chiudere prima. Per quanto riguarda la classifica si fa sempre più interessante, qualche pensierino cominciamo a farlo, no? I pensierini, vedete come sono strani i risultati, ci sono squadre che giocano con noi e si dice che sono un po' così, poi vedete, non so adesso, ma credo che ha vinto la Vastese, no? La Materica, quindi...
2-0, quindi l'Avastese è una signora squadra. Quando io lo dicevo, qualcuno diceva, ma non fosse l'Avastese una signora squadra come lo è il Matelica. Lo stesso Chieti mi sembra che abbia pareggiato. O... Chieti in cena, ma ha perso 2-1. Ah, ha perso. Ah. Quindi, però il rimonto, insomma. Il rimonto. Quindi in Agnonese adesso sarebbe secondo. No, quindi, no noi dobbiamo pensare... Dobbiamo pensare a lavorare. Sono 6 domeniche, ragazzi, se stiamo a guardare la classifica adesso. Mister, una supremazia, se vogliamo, no, a centrocampo, abbastanza marcata per alcuni tratti della partita, ma in fase conclusiva poco. Ma credo che la partita sia stata abbastanza equilibrata. Poi è chiaro che abbiamo avuto forse noi il pallino del gioco per diverso tempo, senza magari concretizzare o avere occasioni importanti, ma allo stesso tempo non ne abbiamo neanche subite, se vogliamo. Abbiamo avuto diverse situazioni di calci piazzati, calci d'angolo, tutte le due squadre. Le situazioni pericolose sono venute da entrambe le parti un po' su questo tipo di situazione. Forse abbiamo avuto noi nel primo tempo una palla con De Lucia a 2 metri dalla porta che e magari potevamo giocare meglio, se vogliamo, e quindi magari la partita sarebbe potuta andare su un binario diverso. E poi secondo me siamo stati molto ingenui nel gol subito, perché una squadra come la nostra ha preso un gol in ripartenza a fermo quando sapevamo che potevamo e che dovevamo evitare questo tipo di situazione. Abbiamo la palla noi, una palla persa, una palla neanche troppo voluta, diciamo, calciata in avanti e scaturito il gol. Dispiace perché fondamentalmente credo che fino a quel momento lì è stata una partita giocata fra due buone squadre che sicuramente si sono equivalse, ma che non avevano prevalso una sull'altra. Andrea Attini Massimo. Si è quasi esonerato? No, assolutamente no. No, il mister... Io non mi sono esonerato, io sono uno che la faccia ce la metto, sono venuto qua perché è giusto che nelle vittorie e nelle sconfitte uno ci metta la responsabilità. Se San Marino mi ha preso come allenatore è perché mi ha dato una responsabilità, io non mi tolgo dalla responsabilità, non mi sono sicuramente autoesonerato perché io voglio finire con questa squadra e voglio e sono convinto di poter fare molto bene con questa squadra. Poi il calcio lo conosco, sono 30 anni che lo faccio e di conseguenza tutto può succedere. Tutto qua. No, perché dopo no, però sai, dalla battuta si passa magari a dei fraintendimenti che non ci sono. L'allenatore è carico e convinto di poter risolvere questa situazione. Poi il campo ci sta dando conto, questo è quello che è la mia situazione. Allora, Filippo Medri è stato riconfermato in questa squadra che è San Marino Calcio per un motivo principale, che è un uomo vero, un allenatore preparatissimo, lo ha dimostrato l'anno scorso, lo dimostrerà quest'anno. E il punto, il problema non è sicuramente l'allenatore, e nella maggior parte delle situazioni ogni qualvolta si cambi non equivale a un cambio di marcia o un cambio di classifica, anzi nella percentuale è altissima quella di fare un campionato anonimo. Io penso e ne sono convinto che il mister con la dovuta calma e serenità ritroverà sicuramente con la squadra, perché è una squadra costruita da uomini veri che oggi hanno probabilmente dei problemi, delle problematiche che sostanzialmente se ci si fermasse un attimo sarebbero di facile lettura. Purtroppo o per fortuna tutte le settimane corrono veloci, specie quando ci sono dei risultati negativi, sembra tutto cadere nella negatività e questo non deve accadere. Purtroppo oggi siamo a 6 partite dall'inizio, abbiamo 5 punti, dobbiamo guardare sempre al lato positivo della cosa, che è quello di avere un gruppo solido che sta con l'allenatore, un allenatore, ripeto, preparatissimo, che in questo momento ci troviamo in una difficoltà più che normale, come può accadere, vuoi per un cambio di girone che può essere anche a livello ambientale, a livello anche di squadre,
diverso da quello che abbiamo sostenuto fino a qualche mese fa. Si tratta solamente di accorciare questa di accorciare questo tempo che divide l'approccio iniziale con la partenza della squadra, e spero che già possa avvenire dalla prossima settimana. Sulla partita di oggi io penso che ci sia poco da dire, nel senso che ci sono due squadre ottime, due ottime squadre che si sono affrontate a viso aperto senza nessun tipo di pretattica. Hanno fatto gol, ha fatto gol a Fermana sfruttando una nostra disattenzione su palla nostra, e se devo discutere l'allenatore per una disattenzione del genere allora saremo a parlare del niente, non lo faccio io, e sono a dare solamente tranquillità alla squadra e continuare a, a fare e a lavorare come sta facendo, perché io non posso dire niente, tutte le settimane la proprietà me lo chiede e io rispondo come persona seria, quale penso di essere, che la squadra si allena bene, l'allenatore lavora molto bene e purtroppo alla domenica i risultati per ora non arrivano, ma non penso tarderanno ad arrivare, perché quando uno fa tutto per, prima o poi viene fuori quello che sono i valori, quella che è la mentalità di questa società. Faccio in bocca al lupo alla Fermana e buon campionato. Noi andiamo in casa con la Recanatese. Un campionato talmente strano. Va bene. Grazie a voi, grazie a voi.